Eccoci qua con una nuova puntata di A tu per tu. Allora, il patto è, da diretta Facebook peraltro, che Giuseppe Marconi ci svela qualche retroscena importante di questa imminente campagna elettorale, o se no noi non lo mandiamo in onda. C'è un Ecco, po' questo il, ma non no? solo, ora Così, un ricattino tanto lui ci deve per... anche spiegare un po' come si esercita il potere ad Arezzo. Renzo, ecco. Ma lo sai che io sono un politico che vive Ma sempre certo, sì, ma no, ai in margini della maniera pulita, politica, non in che ha maniera. sempre vissuto ragionato con la Però sua testa e quindi di Giuseppe, conseguenza non lo entra sanno in anche i certi sassi meandri. che comunque nei centri di potere, quei centri di potere che contano, se non so se ci sei, poi ci diamo del tu noi, Ci credo. cioè, ci sei sempre, comunque sai come funzionano, quindi insomma ce lo puoi dire un Ma pochino. senti, io sono meravigliato da come si sta svolgendo oggi questa situazione. Riparto da 10 anni fa, quando successe a me qualcosa del genere, e secondo me senza aver fatto niente di particolare, infatti non ho mai poi ricevuto niente da nessuno, dove i giornali non, e televisioni, scusami, Tranne la tranne nostra, la tua, spararono a zero su di me in un modo a onor di vergognoso. cronaca ne parlammo, ma Esatto, in modo sentendo positivo. comunque la persona interessata, E poi insomma, come vedendo si anche fa? come funzionava, come era funzionata la cosa. Se fossi stato un personaggio di oggi che avesse registrato il tutto, può darsi che non avrei subito assolutamente niente. Ma io non sono abituato a fare queste cose, sono abituato ad essere schietto, sincero. Diciamo però paga questa cosa, non è che non paga. E quindi aggredito, cacciato per non aver fatto niente, semplicemente perché forse qualcuno voleva il mio posto, o forse perché era un personaggio scomodo Scomodo. che non seguiva le indicazioni della massa politica, diciamo così. Oggi vedo che sta succedendo il finimondo e mi sembra che sia tutto normale la cosa, che vada tutto bene, addirittura si pensa anche a ricandidarsi in questa situazione con degli avvisi di garanzia in corso e rimango abbastanza stupito. Senti, hai visto Cioè, l'ultimo consiglio comunale, no? sì. Dai banchi della maggioranza non è volata Una parola, letteralmente una una mosca. mosca, sì. Ti devo dire però, con me 10 anni fa non volò una mosca a favore neanche della maggioranza, quindi perché? Perché ormai c'era un disegno ben preciso che doveva essere portato Ecco, nel tuo avanti. caso non ci fu quella C'era un disegno compattezza ben che... Ma ho preciso. capito, ce lo vuoi no, dire? Chi c'era una dietro? bella Ma differenza. chi era il manovratore? Ce lo vuoi Ma dire senti, io sinceramente non ho o no? mai vissuto queste cose in prima persona perché non sono mai entrato nei meandri di questo interesse particolare che ci possa essere sulla città. Ho sempre vissuto, come dicevo prima, con la mia testa e nella mia vita. Non ho mai partecipato a interessi. Per me gli interessi, quando vado a fare politica, sono di tutta la città e di tutti i cittadini di Arezzo. Non sono sicuramente particolari, ma sono Sì, generali. Questo è il mio però interesse. Giuseppe, te ci hai detto ora che sei stato vittima dei movimenti in maniera tale da poterti mettere da parte, no? Ok? Ma chi è? Te non hai idea di chi è che Beh, ha se avessi le mano. prove l'avrei già detto ai procuratori della Repubblica, però purtroppo le prove non ce l'ho e quindi non posso accusare specificatamente Sicuramente l'idea ce l'ha, qualcuno. ma non ce la dice L'idea davanti ce alle la posso telecamere avere, accese, so da insomma. dove partì anche la cosa, quindi mi dà anche un'idea, però non ho la certezza di quello che dico, quindi non lo posso dire assolutamente. Se avessi delle prove non sarei qui oggi, ma sarei andato 10 anni fa in procuratura della Repubblica. Forse avrei Senti, io potuto però fare ti voglio... qualcosa anche allora, che le registrazioni può darsi che c'erano, e c'erano sicuramente, però poi avvenne qualche problematica personale mia di salute importante, per cui pensai alla salute e lasciai un po' tutto. E per Senti. 10 anni sono vissuto a Allora, spasso a divertirmi. in merito alle ultime vicende, no? Che praticamente si sta parlando di rapporti tra quindi il potere politico e alcuni fiduciari nominati nelle partecipate, no? Sì. Allora, ti volevo chiedere, ma quando eri te amministratore? Perché hai visto ora da queste registrazioni, intercettazioni, sembra quasi, insomma, il principio è ti ci ho messo io, devi rispondere a me, ok? Oppure ti ci ho messo, ma tu devi, ok? Ma questo principio è sempre stato così? Assolutamente no.
Prima di tutto io ti dico questo. Le mie problematiche vengono anche fuori dalle partecipate, perché io anticipavo la legge Madia di qualche anno. Cioè mi trovavo consiglio all'amministrazione di 10 persone che non sapevano assolutamente niente. E lì sì, e che forse tagliai, sei stato tagliai una marea di posti in tutte le partecipate, questo è evidente. Poi ti dico anche... Quanto prende un sindaco revisore in una partecipata all'anno? A secondo dell'importanza della partecipata. Ma non prende queste cifre. No. No, non prende perché... Consigliere? Sono stati tagliati. Anche i consiglieri non prendono. Quanto prendevano? Ma senti, massimo poteva prendere 12-13 mila euro all'anno. Insomma, mica poco. No, anche sono, dai. Solo per le responsabilità che si assumono, sì, mi sembra giusto. Anche sindaci revisori che prendono 3-4 mila euro all'anno per le responsabilità che si assumono, mi sembra abbastanza... diciamo giusta la remunerazione. E il problema era questo, che io mi trovavo nella partecipata 10 consiglieri più il presidente, a quel punto inizia ad essere un costo. Questo. E quindi ti sei, perché 10? 3 sono anche troppi, quindi tagliai tutti i consigli di amministrazione e li portai massimo tutti a 3, riguardando a tutti logicamente i compensi, ma i compensi non erano esagerati. Addirittura, come dici te, i revisori dei conti nel passaggio della maggioranza, perché si passava dalla maggioranza di centrodestra alla maggioranza di centrosinistra, vennero da me alcuni e mi dissero: guarda, noi siamo stati nominati dalla precedente amministrazione, se vuoi, assolutamente, dici no, voi fate il vostro lavoro, siete dei professionisti, dovete verificare l'azienda e quindi continuate a fare il vostro lavoro fino alla scadenza del mandato, poi dopo se ne parlerà, ma assolutamente non tolse nessun revisore, perché i revisori devono fare il loro lavoro, questo è evidente, come hanno fatto mi sembra in AISA e mi sembra giusto, perché hanno fatto il loro lavoro. Quindi ecco, non è un'abitudine, cioè non è scontato, non è l'abitudine, non è implicito per chi assume questi incarichi di rispondere al loro fiducciante. Chi ha risponde dato sulla gestione che fa, se la gestione è positiva, questo è evidente che io mantengo l'amministratore, se la gestione è completamente negativa io cambio l'amministratore, ecco, ma non è che hanno delle direttive precise, le direttive sono quelle di portare l'azienda in modo tale che portino un massimo reddito anche per l'amministrazione, perché dalle partecipate l'amministrazione dovrebbe anche recepire. Ma te quando hai sentito queste registrazioni, avrai letto le registrazioni, sì, no? Anche di quell'incontro? Non mi sono mai permesso e ti devo dire che nessuno della mia amministrazione si è mai permesso di fare certe affermazioni nei confronti dei presidenti o degli amministratori. Ecco, ma ti volevo chiedere una cosa, Giuseppe. Qui il perno, almeno nel caso di multiservizi, è il consigliere comunale Roberto Bardelli, che pretende, tra virgolette, almeno secondo la pubblica accusa, di essere insomma, non risarcito, insomma, di essere aiutato, grazie, in base al lavoro che lui avrebbe fatto. In realtà, ma sono i consiglieri poi a essere determinanti? Assolutamente no. Ecco, quindi su che cosa poggia secondo te tutto? Ma poggia sul fatto che sicuramente il consigliere Bardelli aveva delle problematiche finanziarie e ha chiesto a loro se potevano dargli una mano. Con qualche ecco, però il suo bancario. Voto non è stato determinante poi per la per l'elezione di Amendola. Le nomine delle presidenze le fa il sindaco, ecco. E quindi è il sindaco in prima persona che gestisce tutto. E il sindaco logicamente si confronta con i partiti, perché tutti non può conoscere, i partiti danno le indicazioni e poi il sindaco in prima persona che decide chi nominare. Quindi quando Ghinelli fa il passaggio sul discorso dei vertici di Forza Italia, come tutti sapete, lui dice, rivolgendosi alla minoranza, queste nomine avvengono proprio per indicazione dei partiti. Ecco. Però dopo è lui che decide chi mettere o non mettere, se metterlo o non metterlo, questo è evidente. Tra l'altro i due parlamentari, no? Mugnai ed Ettore, si sono, per usare un termine giornalistico, insomma, smarcati molto velocemente da questa situazione, dicendo avresti dovuto avere un comportamento diverso, quindi è più sull'etica politica la critica che sull'ambito giudiziario, che poi non sta né a noi né tantomeno al Consiglio Comunale giudicare se c'è o no reato. Ci sta che il consigliere Bardelli abbia chiesto un aiuto, ci sta, perché effettivamente sono delle problematiche, magari le persone a cui chiedeva aiuto erano più introdotte. Non ci sta il fatto eventualmente che si dice, poi questo andrà appurato alla magistratura, certo, che abbia detto che in cambio di questo io nomino il questo assolutamente no, non esiste. Però che Bardelli abbia chiesto un aiuto ci sta, è anche logico, dai. Okay.
avendo delle difficoltà, un aiuto che poteva far comodo, però non doveva poi dire in cambio di questo io voglio, se questo l'ha detto, questo assolutamente no, questo certo. È legittimo. Insomma, una vicenda che, vabbè, probabilmente ci darà... Quindi, insomma, un po' ci fai capire che la politica in parte, diciamo, può essere anche utilizzata per risolvere i problemi personali. Che se mi ma dice questo, ci sta ma che la lui... politica è non tanto come politica ma come rapporto personale, capito? Il corso è diverso, cioè se uno ti chiede un piacere, viene chiede un piacere, anche qualsiasi cittadino, se glielo può fare, glielo fai, perché non glielo puoi fare? L'importante è se è legittimo e legale. E qui assomiglia no, molto pensi, a quello che ha detto. Ma non pensi invece che, insomma, che quando si rappresentano, siamo delle istituzioni, purtroppo forse bisogna essere ancora più rigorosi, perché magari ci sta. Tra amici, tra conoscenti si possa fare, ma quando siamo nelle istituzioni non ci si possa permettere nemmeno di chiedere dei favori personali, no? Perché poi dove sta la differenza? Dov'è il limite, Il limite, perché è ma la politica oppure c'è qualcos'altro? Cioè, vuol dire, questa vicenda tutto sommato... Sì, sono d'accordo con te, ma vedi, in politica poi si creano delle amicizie. Importanti. Quindi se un amico in difficoltà... Sì, però viene quasi da pensare che magari questo se candidato si è impegnato perché voleva raggiungere questo obiettivo e non perché ha delle idee... Ma questo se lui l'ha fatto non lo so, però mi sembrerebbe inconcepibile da parte sua che la politica gli fosse servita soltanto per risolvere i suoi problemi finanziari. Ecco, il sindaco dice che sono state... Non è politica. Sono state chiacchiere di una persona in evidente difficoltà economica e non... Come dire, cioè come se lui non prendesse atto di questo patto corruttivo del quale peraltro, secondo le registrazioni, prende atto solo in quella conversazione, però ecco, non è che, come dire, non lo so, io almeno dal punto di vista politico, come giudichi la reazione, non di Alessandro Ghinelli in quanto, ma di un sindaco che riceve notizia di un eventuale patto corruttivo che magari neanche sta in piedi, ma... Beh, io ti dico questo, se il sindaco l'avesse ricevuta direttamente da Bardelli lo capivo, lo concepivo. Che l'abbia poi discussa in sede con gli altri presidenti, questo non va assolutamente bene. Queste sono cose personali che si discutono a livello personale. Non si coinvolge poi l'amministrazione, e questo contende anche i presidenti delle società partecipanti. Quindi Staderini in questo caso piuttosto che Ruggi, insomma. Assolutamente. Amendola non era presente a quanto pare, ma insomma viene... No. Citato, insomma, questa città insomma, ne esce o non ne esce? Le mie partecipate, ho lavorato tanto per portare tutte positive e poi ce l'hanno portate tutte via. Ma non pensi che sarebbe più... Non ti dico la situazione di sei. Sì. Sei toscana? È veramente un problema, la politica si deve mettere in testa che va sistemata questa cosa. Cioè, noi facciamo le partecipate. Poi le aggreghiamo tutte insieme per avere un risparmio e quando sei in fondo costano molto di più, quindi è assolutamente illogico. Ecco, quindi... Abbiamo una situazione in sé pesante, col lato che non vuol sentire certe cose, e sei arranca e quindi di conseguenza il problema va risolto, perché se no altrimenti io penso che fra qualche annetto, forse anche meno di qualche annetto, sei si troverà a forte difficoltà se non vengono risolti i problemi. C'è Toscana che ricordiamo è l'aggregato no, di più... che poi ha partecipato alla gara, sì, che tra l'altro è stato oggetto di inchiesta. Ma... Arizzo nel Grosseto, insomma. Vabbè, io mi sono un po' persa, ti dico la sincera verità, perché poi non si riesce a capire appunto dove arriva la politica, dove sì. La politica invece si deve fermare. Che poi la dove... politica non capisco, molte volte non la capisco, perché vota contro le sue partecipate. Cioè, certo. Se tu sei socio e hai investito dei capitali in una partecipata, poi dopo fai il duro e voti contro e la metti in difficoltà. Ma mi sembra che sia veramente illogico. È autolesionismo questo. Comunque. Ma so. Ecco, in merito a questa scelta che per molti versi è anche fatta dalla regione, no? Quindi, soprattutto è obbligata. Sì. Ma non c'è solo le tue partecipate, no, c'è la storia della Slona, c'è... Anche l'ultima vicenda ora di ITM che sposta tutti gli uffici a Siena, la sovrintendenza che Arezzo non c'è più. Cioè, Arezzo c'è stato uno spoglio totale, no? Assolutamente, sono uno spoglio con te, totale. Ecco, e a Siena Prato, con il gas estra e Siena Prato. Quindi, cioè, allora, perché qui ci troviamo di fronte quindi ad un centrodestra, magari ci dici secondo te come ha governato e ci dici anche.
Chiaramente cosa pensi in merito al sindaco e alla sua ricandidatura per la prossima legislatura, in merito proprio a tutto quello che sta succedendo. Però dallo stesso tempo abbiamo una regione che forse di centro-sinistra, ma che forse di Arezzo si è interessata poco, forse Arezzo l'ha veramente danneggiato come... Vabbè, il problema è questo. Ce lo puoi dire dopo la pubblicità? Vabbè. Vai. Allora, avevamo chiesto un parere, insomma, Giuseppe Marconi, sul modo di governare questa città da parte del centrodestra, una città indubbiamente depauperata di tanti, insomma, di tante cose, dalla sovrintendenza, poi questa aslona che indubbiamente non è piaciuta ai più, insomma, anche la situazione di Sei Toscana, il servizio di raccolta rifiuti, qualche buco lo lascia per strada. Ma dall'altra parte sono anche scelte, come giustamente David ricordava, che ha fatto la Regione Toscana, quindi i comuni l'hanno, diciamo, recepite, digerite, questi sono i termini da utilizzare. I comuni sono obbligati. Ecco. Quindi non c'è la soluzione alternativa, da una parte o mangiare con la minestra o saltare dalla finestra. Esatto. Ma vedi, tutto è nato anche da un fatto. Noi ad Arezzo avevamo tutte le partecipate inutili, tutte sane, tutte tranquille, senza nessun tipo di problema. Invece in altri luoghi della Toscana la situazione non era questa. Quindi aggregandole si pensava di risolvere le problematiche, soprattutto di quello negativo, di pareggiare. Invece poi non è stato così, perché chi ci ha rimesso è stato Arezzo in prima persona. Però d'altronde non si poteva fare a meno, perché la legge toscana, se tu non ti fossi aggregato, non ti avrebbe permesso poi di continuare con il servizio. Quindi avresti perso il servizio, vedi AISA, avrebbe perso il servizio. Quindi è stata obbligata a farlo. E questo è il risultato. Abbiamo fatto dei carrozzoni, secondo me, che non portano assolutamente niente, e secondo me la Regione Toscana ha completamente sbagliato a fare un'operazione del genere. Poi della Slona se ne parlerà in una prossima trasmissione, sì, proprio dedicata a questo, e quindi magari entriamo più nel merito con i tecnici, appunto. Ti posso fare una domanda un po' cattivella, no? No. Ma insomma, ora in questi giorni si parla tanto di trasferire l'assessore che è regionale, candidarlo alle comunali Arezzo, ma ecco, dopo quello che ci siamo detti, che la politica fatta dalla regione in questi 5 anni, ma ti sembra la persona giusta per candidarlo ad Arezzo? Questa è una domanda proprio cattiva. Che ti devo dire? Facendo i nomi della persona, Ceccarelli è un, diciamo, un personaggio, forse è l'uomo più in vista oggi del PD ad Arezzo. È quello che può dare una garanzia magari di risultato per riportare il centro-sinistra al potere qui nella città. Non lui pensi nicchia, che lui nicchia, perché assolutamente non lo vorrebbe fare il sindaco. Assolutamente non lo vorrebbe fare il sindaco della città di Arezzo. Vediamo un po' se gli sarà imposto di farlo. Però... Imposto un sindaco? Imposto? Addirittura imposto? Vedrai che... Lui non vuole farlo, perché da questo punto qui saranno già sciolti i dubbi. Lui ha molte remore a candidarsi a fare il sindaco di Arezzo. E vediamo un po'. Sicuramente è il personaggio più in vista del PD oggi ad Arezzo, che ha le più chance. Ecco, dicevo, non lo danneggia questa politica, l'abbiamo detto ora, la regione toscana ha fatto una politica che Arezzo l'ha danneggiata, hai detto te, sì, ora, no? Proprio... Sono partecipate, sì. Va bene, quindi... Ma anche nei temi suoi. Ma cioè, anche nei temi suoi, la slona, l'ospedale Arezzo oggi... Ora ne parleremo in un'altra puntata, ma l'ospedale mondo. Arezzo, se lo guardiamo rispetto ad altre realtà toscane, ce lo vogliamo dire. Insomma, ha pagato quello che diceva Giuseppe, cioè ha dato ad altre zone... che erano molto più indietro della nostra. Ormai sulla slona abbiamo premiato le città universitarie, Pisa, Firenze, sì, nel nord hanno premiato le città universitarie. Arezzo c'è, insomma. Però anche dal punto di vista, voglio dire, delle infrastrutture, dall'Eterna incompiuta in là, voglio dire, no? Io sì, penso, la 2 maggio ho iniziato le prime campagne elettorali, la statale 95, 71, siamo nel 2020. La statale 71 che doveva essere... quindi non è che anche i temi suoi sarà siano anche poi... la non è persona che brilli, più no? In vista ad Arezzo, però, no? Ma pensi... È vero che ora il centrodestra è in difficoltà con queste inchieste, eccetera, ma siamo sicuri che mutuare...
una persona da Lente che insomma tutto sommato ad Arezzo è avvertito come quello. Quanti personaggi ci sono che vogliono fare il sindaco? No, non lo so, no, ma ora rispondici su questo. Cioè, ti ho detto io quanti personaggi ci sono? Non lo so, questo lo saprà la sinistra, come ti scena, lo saprà. Cioè, però ecco, mutuare una figura come lui, che nessuno la mette in dubbio sulla sua capacità, ben inteso. Bravissimo amministratore però pubblico. Però diciamo che poi non saranno scelte sue, logicamente, ma comunque dico, mutuare una persona che viene da un ente che comunque Arezzo, oramai il senso, come ha detto Greta, insomma, qui tra le incompiute, tra la sanità, tra le partecipate, tra tante, anche la vicenda anche di Arezzo Fiere, cioè, insomma abbiamo tutta una serie, abbiamo un bel... Arezzo Fiere no, elenco. La regione ci ha investito, dai giù. Un bel elenco. Finalmente ci ha investito. Ha chiuso la diatriba. Sì, sì, ma cosa si poteva fare con tutti quei danari? Tante cosine. Sono d'accordo con te, ma si poteva anche gestire in modo diverso. Appunto. E qui a livello locale magari non è stata gestita come doveva essere gestita. Te pensi che la fiera Orafa per quanto tempo si farà ancora ad Arezzo? Poi voglio dire, questo, le fiere questo, non hanno lo so, grande futuro. Avrebbe visto il contratto per bene, vabbè, come è stato fatto. Vabbè, se te l'hai visto non lo so, io non l'ho visto, quindi comunque, non anche posso giudicare. Sì, ma apposta ti dicevo, ma non è più a Retina, se insomma, si dice, c'era bisogno di soldi. Ed ho capito, però se si dice abbiamo che svenduto quello che si poteva svendere, se si dice, cioè, se capisci già, parti dal presupposto che se vuoi che la fiera abbia un senso ce ne serve una. In un paese come l'Italia, insomma, sarà Arezzo alla fine. È difficile. Speriamo di sì. Insomma, pensi che sia la persona, pur con questi presupposti... È una persona che potrebbe farlo, secondo me. Ma potrebbe vincere con questo... Questo non lo so. Questo che abbiamo detto ora noi. Lo può, insomma, pregiudicare nel successo oppure lo... Può darsi che, se viene tirato fuori tutti questi problemi, può darsi che... un po' di procedimento glielo porti, però non penso che ne porti poi tanto. Insomma, vista anche la situazione, te sostieni lui ora? L'altra volta sostenevi un altro che non si io sa. Sto lavorando per questo, però ancora non ti posso svelare assolutamente quali sono le mie intenzioni fino a che non avrò davanti. Stai lavorando per Ceccarelli o no? Attualmente? No. No, ok. Quindi c'è un'altra. Allora vedi, lo chiedi a me, c'è un'altra figura a sinistra? Ci potrebbe. È condizionale, non è. Ci sono una serie di fattori che devono tornare. Se tornano bene, se non tornano. Ma come mai questi candidati con te fanno tanti preziosi? Cioè, insomma, ma mica solo invece, con lui. No, eh. Ma solo con me. Il problema è generale. Cioè, qui si deve creare un fronte unico. Se non si crea un fronte unico, se su Ceccarelli si crea un fronte unico, va bene Ceccarelli, ma se su Ceccarelli non si crea un fronte unico, bisogna trovare altri personaggi con cui. Allora, sicuramente... mica ci farete una lista Lenzuolo come nel 2000. Assolutamente. 12 no. Candidati. Cioè. Ascolta Giuseppe, secondo te le elezioni in Emilia-Romagna con la vittoria di Bonaccini aiutano il tuo progetto o l'hanno ridotto? Sicuramente sì. Lo aiutano. E ce lo spieghi perché? Perché sicuramente si è visto che la gente si è sollecitata e con davanti dei personaggi seri e dei programmi seri sa come votare. E questo è importante. Queste sardine che ne pensi? Queste sardine, niente, sono state veramente un viatico per l'Emilia Romagna e lo saranno, penso, anche per la Toscana, perché effettivamente hanno risvegliato il senso della città ad andare a votare. Vedi cosa è successo in Emilia Romagna, c'è stato quasi il doppio di votanti, questo è importante. Sì, certo. Hanno riportato la gente a votare alla politica, questo è importante. Molti non se ne interessavano assolutamente vero più. Vero è che il centrodestra vince dove l'affluenza è bassa. Di solito è bassa, ora non sempre, ma insomma, al nord non è così, però quasi sempre. Esatto. Ghinelli è uno dei, se non il primo sindaco eletto non con la maggioranza, al secondo turno ovviamente, non con la maggioranza dei votanti. Detto questo, quando ce lo sveli questo progetto politico? Quando il progetto sarà completamente definito. Bene. È chiaro che c'è pochi giorni perché sì, lo sai, penso che, proprio che la prossima settimana deve essere definito tutto. Il 15 febbraio inizia ad Arezzo la campagna elettorale con Gianni e non c'è il candidato sindaco? Ci abbiamo la mano nel conforto per fare il 16. È vero, sì. Ma lui viene il 16 c'è il carnevale. Esatto, qui tra 17 non si inizia, 18. Religiose, carnevale, karaoke, la politica qui ragazzi, passa in secondo piano.
Non si passa al secondo piano, passa in primo piano. Ce lo dici? Ascolta, io stavo tanto bene in campagna che facevo una vita meravigliosa e ho detto non posso più stare a guardare e stare su. Ma non è che stai tentando di recuperare il precedente candidato, perché sembra, può darsi. Potrebbe essere questa la strada. Chi ha orecchie per intendere, intenda. Vediamo un po'. C'è una serie di persone che vogliono bene alla città, si è creato questa sinergia e vediamo un po' se si riesce a portare avanti questo progetto a cui stiamo lavorando già da diverso tempo. Ascolta, ce lo dirai dai nostri microfoni? Sicuramente sì, non ti tradirò, credo. Non ti preoccupare. E poi, la prima sarai tu. Che l'idea? Non si fa, non si fa. Allora, o si fa però questo? Nel centro-sinistra sei solo te che tira le file di tutto questo o c'è altri? Ci sono altri. E quindi che fate? Vi unite? Nel senso sarà un unico candidato? Deve essere un unico candidato. Cioè l'obiettivo è quello? L'obiettivo è che deve essere un unico candidato. Quindi ci sono dei tavoli di concertazione, di incontro? Già da diverso tempo. Ah, ok. E riuscirete ad andare d'accordo anche con Italia Viva? Perché no? Sembra proprio di sì. Capito? Quindi, Va bene. Sembra proprio di sì. Ok, quindi più o meno le domande gliele abbiamo fatte. Tutte. Non ti ho detto quasi niente, ma è poco. Mi raccomando, non affidare ai social. Prima parla con noi. Prima, va bene anche venga tu per tu, va bene? No, perché insomma. Ma venga tu per tu? Come vuoi? No, vengo una trasmissione in cui porterò anche tutta l'altra gente. Sai che ti vorrei chiedere di salutarci, no? Hai visto che poi tutte le vicende, i ricorsi al TAR, eccetera, è vero che riguardano gli aspetti amministrativi sulla caserma? Sulla caserma. Lui era quello che portò la caserma dove è adesso, Sbaglio? Sì, ma tu ti sei opposto a anima e corpo al trasferimento. Sì. E quindi, visto ora c'è stato i vari ricorsi e vinti, sembra, dall'amministrazione, insomma, ma oggi col senno di poi, anche in relazione a tutto, la rifaresti quella battaglia? Sei sempre convinto? Assolutamente sì. La caserma dei vigili urbani sta bene dov'è, perché non costa niente la. Ma oggi la vedi, il tutto lo vedi in una luce diversa o lo vedi sempre nella stessa luce? Sempre nella stessa luce. Quindi la te avevi già capito, avevi capito già da prima com'era tutta la. Assolutamente. La polizia municipale sta bene dove è. Ma ti rendi conto? Ma è una procedura che si può interrompere se cambiasse la. Questo poteva avere i contratti. Va visto. Invece di portarci alla polizia municipale, il Comune ha speso 6 milioni, vedremo un po' come utilizzarla eventualmente in modo diverso, secondo me. Se fosse. La soluzione migliore sarebbe interrompere il contratto, se è fattibile, però ci sono penali pesanti, più alte di quello che. A quel punto lì però sicuramente ci metterei uffici ai quali c'è meno accesso diretto al pubblico, perché effettivamente porta la polizia medicinale. Ad esempio noi riceviamo segnalazioni sulla zona della Cadorna che spesso non è così tanto accessibile, no? Quindi spesso c'è chi si lamenta che da quando non ci sono più le circoscrizioni tanti servizi sono molto più lontani dal cittadino. È vero. Questa è una segnalazione che a noi arriva. Comunque, detto questo, ci vediamo la prossima settimana, grazie a Giuseppe Marconi, entriamo nel carnevale, quindi farete il carro su Ghinelli quest'anno? Si sta pensando, va bene, quindi ma vedremo. Quando inizia la prima sfilata? Il 9 febbraio. Quindi ci siamo. E siamo in campagna perché ormai ci hanno relegato in campagna. Ma perché te sei tornato dove dalla scena campagna? Politica, ti fanno magari. Il Palasport alle Caselle. Scherzo. Vabbè. Al Palasport alle Caselle. La prossima volta andiamo dentro il Castro a farlo direttamente. Così non c'è neanche da raccogliere i coglioni. Va riportato in centro sto carnevale. E ci credo. Quindi, e ci credo. Vabbè. Visto che eravamo arrivati anche a dei livelli abbastanza importanti, penso che vada riportato in centro. Quindi insomma questa giunta va sostituita? Assolutamente, in toto. Va bene. Perché se pensato soltanto a cose particolari. O poi dimmi, questa giunta di fatto cosa ha fatto? Ha portato avanti i progetti che erano stati fatti a suo tempo dalla giunta centro-sinistra e ancora non l'ha iniziati. Ora è iniziato la rotatoria di Via Fiorentina e poi il proseguimento, visto anche della strada verso via Boncontra e Montefetta, la superstrada. Poi di fatto. Vabbè, ha fatto Arezzo. Quali Città progetti? Del Natale. Arezzo Città del Natale. Dai. Ne parleremo nei prossimi episodi. Allora, grazie. Aspettiamo Giuseppe che ci comunichi velocemente questo candidato, così avremo modo anche di. Anzi, facciamo una cosa, ce lo porti qui e noi. Sicuramente. Quindi sicuramente aspettiamo la prima puntata che facciamo la prossima settimana. Se vogliamo. Si è velato tutto, che è definito il tutto, se ne parla. Va subito. Bene. Per ora, arrivederci.
Aspettiamo il candidato a sindaco ad Arezzo. Grazie Giuseppe. Ciao.